Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo, come avrete letto, è un video speciale come primo anno di YouTube. Infatti, quando vedrete questo video, ovvero giovedì 24 giugno, io ho aperto il canale esattamente un anno fa. Quindi ho voluto fare uno speciale dove vi ringrazio. Non so se ti rumori. No, nulla, nulla, il mio microfono è scemo. Ma ok, va bene raga, non ci fate caso. Infatti oggi faremo con Ale un'intervista, c'è un altro tizio ma lui si occuperà delle domande si occupa. Perché infatti ci saranno 13 domande dove dovremmo rispondere, dove capite anche più cose di me. Ma non sono il deficiente. Allora, iniziamo con le domande. Ah, nome vero? Riccardo. Alessandro. Qual è l'altro? Cognome? Comis. Saggio. Età? 12 anni. 11. Sì. Poi, da quanto giochi a Fortnite? Dalla season 4 del capitolo 2. Dalla season 4 del capitolo 1. Hai animali domestici? Sì. No. Se sì, quali? Oh, dei gatti. Cattivo gatti. Io non ne ho. Bravo. Da quanto mi conoscete? Ci conosciamo da... credo dalla prima, quindi... Vabbè, da quando avevamo 6 anni. Da 6-7 anni. Non devi rispondere. Sì, infatti. Quanti iscritti hai? Un attimo, devo controllare perché non so di preciso, quindi ve li dico. Allora, io ho 1056 iscritti. Bene. 22-23 iscritti. Poi... perché avete aperto un canale? Allora, io l'ho aperto inizialmente perché mi annoiavo, non avevo nulla per fare, anche per conoscere nuove persone, quindi ho deciso di te l'ho consigliato io. Quindi ho deciso di aprire questo nuovo canale. Io l'ho aperto perché prima ero in un altro canale con Team e Basta. Te l'ho consigliato io. Era un altro, non è vero, non mi consigliate di aprire il canale. Eravamo un altro canale con Team e Basta, poi quel canale non l'abbiamo più continuato e quindi ho deciso di continuarlo io da solo e quindi ho aperto il canale anche per divertimento mio, avevo Vorresti farlo youtuber da grande? aperto. Dipende da come continua il canale, quindi raga, dipende da voi. Allora, dipende da come si sviluppa, e poi per ora non è un mio obiettivo. Vantaggi e svantaggi di farlo scemo. Aspetta. Vantaggi e svantaggi di farlo youtuber. Allora, vantaggi che tu incontri nuove persone, che è un bel po' faticoso. Svantaggi che è un bel po' faticoso. Vantaggi, riuscire a far ridere qualcuno, far passare tempo a qualcuno. Svantaggi che è fatto un po' faticoso e devi metterci tutto te stesso per riuscirci. Cosa ne pensi di quelle persone che dicono che fanno YouTube è il mio lavoro? Allora, dico che non è vero perché no, quelli che dicono che non è faticoso non è per nulla vero, perché comunque c'è un sacco di lavoro dietro ogni video, ogni live, Si sbagliano, secondo me si sbagliano perché allora un po' di tempo fa, quando YouTube non era popolare, poteva essere considerato non un lavoro. Ma adesso che YouTube potrà diventare davvero molto popolare, oppure arriverà una nuova piattaforma, diventerò YouTuber, forse sarà preso anche come un lavoro.
Ultima domanda, Ricky, perché hai deciso di fare lo speciale di un anno di YouTube? Che scena. Beh raga, per ringraziarvi, perché senza di voi non avrei continuato e sarei arrivato fino a qua. Quindi, ragazzi, io continuerei di sicuro. Vi ringrazio tantissimo per aver visto tutto il video, scusate se è breve, più breve degli altri video. Breve come non lo dico. Ringrazio Alessa per aver partecipato, anche prima e basta, anche se tutto un po' lo scemo durante, scusate. Grazie. Che ho il problema così. Quindi, posso raga... dare il mio canale di Riella? Anche dal mio, No, io sono lo sponsor video, quello di Alice, se volete lo trovate sotto. Ah, il mio lo sponsor. In descrizione, se volete andate anche da lui, ma sicuramente non lo metto, non fare rumore, se no. Va bene, no, raga, visto che ha fatto rumore, si è comportato male, non lo sponsor video. Quindi raga, vi ricordo, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Se non sentite nulla è colpa sua. Sì, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.